One Life. Mi piace, Marco, sempre come ci sono gli scenari peggiori in cui uno deve ovviamente sapere cosa succede, perché uno dice, vabbè, ma a me, mi è successo una volta con un ospite che è rimasto connesso, a me è caduta la connessione e lui è rimasto lì, fermo, in silenzio, in attesa tipo 4 minuti, mentre io non avevo parlato, stava lì e ho detto, beh, così. Allora da quella volta in poi... La cosa più divertente che è successa è che avevo un meeting in cui veniva valutato un mio lavoro e a un certo punto è finito il meeting, tutti si sono sconnessi, credevano tutti di essersi sconnessi, invece il mio computer è rimasto connesso e quindi ho sentito tutti i commenti fatti sul mio lavoro privatamente da questa gente. Comunque erano tutti positivi. Okay. Questo è appunto, prima che diventassero negativi mi sono scollegato. Devo dire che se facessi una statistica di quante volte, ecco, dimmi la tua esperienza. La mia esperienza è che se io faccio una call con Zoom e tutte ormai le miliardi di piattaforme che ci sono, secondo me il 60% delle volte la persona dall'altro lato si dimentica di chiudere la connessione. Cioè, se io stessi lì, il 60% continua a parlare, capito? Un po' perché magari a volte, sai, la connessione tipo nel browser e non è un'app e quindi non l'ha chiusa, si distrae, cioè è così. Non mi capita. Diciamo, io parlo via Skype o simili con i miei studenti o i miei ricercatori, quindi probabilmente loro aspettano sempre che sia io a mettere giù per... Grande. Ma dove sei tu adesso? Sono a Bruxelles. Vivo a Bruxelles. Vivi a Bruxelles da quanto tempo vivi a Bruxelles? 25 anni, 26. Okay. Quindi sono quasi metà della mia vita. E, in realtà si chiama UCL, sai che Bruxelles è fatta di 19 comuni. Quella okay. Che tutti conoscono da Bruxelles, sono tante cittadine attaccate una all'altra. Comunque sì, sono a Bruxelles dove c'è vicinissimo all'università. Ok. Com'è Bruxelles? Sono stato una volta sola in vita mia perché, adesso io ho questa chicca clamorosa, il numero uno del mondo di ping pong, dopo mi dici se veramente sei appassionato di ping pong o meno, ma questo la teniamo dopo, il numero uno di ping pong, al mondo di ping pong, per un periodo molto breve in realtà, era Jean-Michel Save, che era la tigre del Belgio e quindi era... Insomma, era il grande idolo. C'era lui e il fratello, Philippe Save. Mi ricordo a Bruxelles mi portarono in giro in un locale. Quando entravi sembrava di entrare con, non lo so, capito, Michael Jordan. Cioè, era così. La gente riconosceva. Era Jamie, era l'idolo belga. Anche perché, cioè, non è che il Belgio vincesse tutte ste robe in tutti gli sport, no? E quindi lui era tosto. Sì, no, non sono così tanto appassionato da conoscere, no. Ma sei appassionato per davvero di ping pong o me l'hai detto per un fatto di gentilezza? Per essere cordiale e simpatico. No, io sono stato appassionato tantissimo, ma una vita fa. Quindi quando avevo 17-18 anni andavo al liceo e ho fatto gare con risultati abbastanza pietosi. Credo, adesso non ricordo esattamente, si giocava comunque ancora quando si arrivava ai 21 punti. Che adesso okay. Credo si vada agli 11. Agli 11. E, probabilmente conosci il nome almeno di uno che era lì quando giocavo io, che si chiama Paolo Bargagli. Ah vabbè, il Barghi, cioè, stai scherzando. Io ho fatto con lui, credo aver fatto una o due partite, perché io ero in liceo Volta, che faceva anche lui, e lui era un anno più avanti di me, quindi era in quinta H quando io ero in quarta H, e quindi per questa conoscenza via il liceo un paio di volte ha accettato di fare una partita con me. Ricordo, credo che lui abbia a un certo punto sbagliato un servizio e quindi io ho fatto un punto grande. Allora sì, devi sapere, io punto contro vabbè, però sai, il Barghi era
prima categoria, giocava in nazionale un periodo, poi lui era mancino, ai tempi buoni aveva questo ottimo trasferimento. È fatto che era mancino che mi ha fregato. Però diciamo, lui era molto bravo, oltre ad essere una persona con una parlantina, forse una delle migliori parlantine della storia con cui io mi sia mai confrontato, pieno di aneddoti, e lui era allenato dal mio allenatore, cioè prima che allenasse me, il mio allenatore allenava anche Paolo Bargagli. E quindi, insomma, Bargagli, figurati, l'ho conosciuto, mi ci sono allenato per tante volte. Comunque, appunto, io... Lui era prima categoria, io se ricordo bene, c'erano tre categorie, giusto? La terza categoria era arrivata al 3-5. Sì, esatto. Quindi eri terza categoria tu? Credo di essere arrivato a qualificarmi 3-5 un anno. Wow. Questo è stato il top della mia carriera. Poi dopo ho iniziato a suonare la chitarra. Grande, okay. Però scusami, terza categoria, Marco, già significa che sei capace, insomma, che sai giocare, non sei un NC. Ma giocavi con due lisce o usavi puntinate, marce, antitop, proprio così? No, giocavo con le lisce su due lati d'attacco. Ok. Vedi, però non ho il fisico per fare quello sport, sono alto 1,90 m. E quelli forti tendono a essere un po' più concentrati. Secondo me l'impulso del cervello arriva al braccio troppo tardi. Lo dirò a Jorgen Persson, che credo sia 1,90, che è stato campione del mondo svedese. Jorgen Persson, invece, però era un caso lui, in effetti, alto, slanciato, anche Samsonov è alto. Vedi, Marco, non avrei mai pensato di... Cioè, il titolo è, non so, messo un titolo... di clickbait tipo il futuro della robotica, non so, la robotica che sta arrivando, ho messo come titolo, che vuol dire tutto e niente, no? E invece, pam, 7 minuti a parlare di ping pong. Io, forse per me parlerei solo di ping pong, però purtroppo bisogna parlare anche di robotica, roba lì. Parliamo di robot che giocano a ping pong. Esatto, ma ho visto qualcosa, ne avevo visto uno che hanno fatto, avevo visto un video una volta di questo robottino che giocava contro Timo Boll. Timo Boll è un giocatore tedesco, che peraltro ha vinto adesso il Master ieri di Germania, comunque il giocatore europeo più forte ad oggi ancora in circolazione, e giocava insomma con questo robot, era una specie di braccio robotico che semplicemente andava a beccare la paletta, però mi sembra molto complicato per un robot giocare a ping pong. Sì, sono d'accordo, siamo lontani molto. Neanche con le tue ant colony, swarm, robe così, dici siamo lontani? Tra l'altro è assolutamente l'opposto dell'approccio mio di ricerca, perché un robot che gioca a ping pong è un singolo robot, è un singolo un singolo cervello che controlla una singola macchina, mentre io mi occupo di sistemi distribuiti fatti da molti robot che cooperano e così via, quindi... Non ho niente da dire su quell'argomento. In effetti, mi sei venuto in mente, Marco, quando l'altra sera ho visto con i miei figli un cartone, un film di animazione, che non mi ricordo ovviamente il titolo, io non mi ricordo mai, però in pratica il cattivo ha questi mini robottini e è in grado di controllare migliaia di questi mini robottini che si combinano insieme per creare, no, delle forme di movimento, eccetera. Quindi ho detto, ecco, vedi, è qualcosa, insomma, che... Infatti lui è il super cattivo, ecco, non è buono, capito? Però si può usare anche per il bene, ecco, una roba del genere. Diciamo che nella fiction spesso queste cose vengono usate in forma cattiva. Non so se avevi visto, avevi letto il libro Prey di Michael Crichton, vabbè, in pratica tutta la storia si basa sull'idea di questi micro robot che si aggregano in forme diverse, ovviamente molto cattivi. Big Hero 6, giustamente in chat mi fanno notare, è il nome del film, che è anche carino, insomma. Però, diciamo, il concetto è questo qua, diciamo, come lo definiresti? È un concetto di swarm robotics? Cioè, swarm è quando prendo più oggetti e che si combinano insieme in un'unica entità? Swarm vuol dire sciame. Quindi, si parte dal fatto che ci sono degli sciami in natura
poi c'è un settore di ricerca che io ho contribuito a fondare, che si chiama Swarm Intelligence, quindi intelligenza di sciame, che studia in collaborazione con i biologi, quindi è un lavoro interdisciplinare fra computer scientist, robotici e biologi. Si prende ispirazione dal comportamento di questi sciami o più in generale di grandi gruppi, poiché potrebbe essere anche uno stormo di uccelli, potrebbe essere una folla di esseri umani, comunque comportamenti che si osservano quando si ha un elevato numero di esseri viventi che interagiscono fra di loro e fanno qualcosa di interessante. Okay? Quindi si prende ispirazione da questi studi per cercare di risolvere problemi che possono essere problemi di matematica o problemi di robotica, quindi si va dal molto astratto al molto tangibile. E quindi prima tu hai citato il lavoro mio sulle formiche e Antcon Optimization, quello è un lavoro che pur dando poi delle ricadute pratiche tangibili, è un lavoro più astratto, più matematico, in cui ci si immagina di avere tanti agenti informatici che interagiscono tra di loro nel cercare delle soluzioni a dei problemi. E poi questi agenti interagiscono, interagendo fra di loro, trovano delle soluzioni buone a dei problemi che in effetti sono molto difficili. Posso darti un esempio, magari? Sì, perché non mi è chiara, Marco, scusa la mia ignoranza, però non mi è chiara la differenza tra Swarm Intelligence e invece il lavoro Ant Colony Optimization. Non mi è chiaro se è un sottoinsieme della Swarm È un Intelligence sottoinsieme, o... è un sottoinsieme. Ok. Swarm Intelligence è più generale, questo Ant Colony Optimization è una particolare subset, sottoinsieme è un sistema di Swarm Intelligence che risolve una particolare classe di problemi. E la classe di problemi che vengono risolti sono, vabbè, devo per forza, cerco di essere il più semplice possibile, però qualche termine tecnico lo devo usare, dei problemi che si chiamano di ottimizzazione combinatoria. Sono dei problemi dove tu hai tantissimi oggetti fisici, oggetti virtuali, e devi metterli in un certo ordine per trovare una soluzione. E a seconda dell'ordine in cui sono messi, la soluzione può avere una qualità più o meno elevata. Quindi immaginiamo, l'esempio quello che si usa sempre perché è più semplice da capire è il problema del cosiddetto commesso viaggiatore. Cioè, immagina di essere un commesso viaggiatore e hai da visitare un certo numero di città. Quindi, e lo vuoi portare il cammino più corto. E poi tornare a casa, quindi parti da casa tua, visiti tutte le capitali d'Europa e poi torni a casa tua. Puoi trovare il cammino più corto. Detto così, sembrerebbe una roba molto semplice. Allora, per darti un'idea della complessità della cosa, se tu prendi 30 città e vuoi trovare la soluzione, ottima, quindi quella più corta, lo vuoi fare in un modo stupido, diciamo, quindi esamini tutte, hai da esaminare 100 miliardi di miliardi di miliardi di soluzioni diverse. Ok? Ho detto 100.000 miliardi, miliardi, miliardi. Se tu prendi il computer più veloce che sta sulla Terra in questo momento, può fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Che vuol dire che ci metterebbe 100.000 miliardi di secondi, che tradotto in anni sono 90 milioni di anni. È un po' lentino, diciamo, ad oggi. Esatto. Quindi questo vuol dire che ci sono dei problemi che sono molto semplici da raccontare, come quello che ti ho appena raccontato. Ma poi per trovare una soluzione è impossibile, una soluzione ottima, quindi la migliore, è praticamente impossibile. Non solo, questi problemi hanno anche la caratteristica interessante che se tu passi da 30 a 31 città, invece di metterci 90 milioni di anni, ce ne metti 3 miliardi. E se passi a 32, invece di 3 miliardi, ce ne metti 300 miliardi. Ok? Adesso Esponenzialissimo. Ok. è più che esponenziale, infatti adesso si può parlare di funzioni esponenziali finalmente anche nelle interviste così, grazie al Covid Chiaro. la gente comincia a sapere cos'è un esponenziale. Ecco, questi problemi crescono con una velocità che si chiama fattoriale, che è più veloce dell'esponenziale. Allora, ce ne sono tanti questi problemi in pratica, il commesso viaggiatore chi se ne frega, però che ne so, una compagnia aerea che vuole attribuire i propri equipaggi agli aerei e farlo in modo ottimo, rispettando tutti i vincoli, deve risolvere un problema di questo tipo. Una fabbrica che deve produrre
una serie di prodotti e ha delle linee di montaggio per mettere al meglio queste linee di montaggio in modo da minimizzare i tempi di produzione o produrre il più possibile. Di nuovo, un problema di questo tipo. O una flotta di camion che deve distribuire merci a magazzini o a negozi, è un problema di questo tipo. Quindi ci sono veramente tanti problemi pratici che vanno sotto il nome di questa ottimizzazione combinatoria e che hanno questa caratteristica di diventare, diciamo che non possono essere gestiti con tempi ragionevoli. Per questi problemi, che sono quindi dei problemi matematici, ci sono tanti metodi per trovare soluzioni approssimate, quindi che siano abbastanza buone, ma che invece di metterci i 90 milioni di anni, magari ci mettiamo 30 secondi, e mi sembra più ragionevole. E quindi questo è il lavoro che io ho fatto tanti anni fa, a questo punto, sull'Antcolin Optimization, non fa altro che prendere ispirazione da come, per dirla molto semplicemente, da come le formiche trovano il cammino più corto per andare dal loro nido al cibo, a una fonte di cibo, diciamo, trasforma tutto questo in un modello matematico dove a una formica reale corrisponde a una formica artificiale che è un agente informatico che si muove nella memoria del computer, e collaborando fra di loro queste formiche arrivano a trovare delle soluzioni buone. Detto così, come ricordo perfettamente quando raccontai per la prima volta questa cosa ai miei professori, sembra un po' una pazzia, alla fine funzionicchia, quindi cioè funziona, non è l'unico metodo ovviamente, però funziona abbastanza bene e quindi ha avuto abbastanza successo. Ma l'osservazione, diciamo questa osservazione sciamosa, la chiamerei così, sciamense, tu hai detto che si può fare su diverse entità, diciamo qualunque sciame di oggetti, animali, umani, no? Quindi lo puoi fare su in diversi contesti, giusto? Robot. Ok, la domanda che ti faccio è, ma tu operativamente fai tipo nei documentari, vai e ti immergi a osservare ants, le formiche in giro, oppure è tutto digitalizzato e quindi è tutto in un qualche modo, c'è un digital twin da qualche parte e tu osservi? No, come dicevo, è un lavoro multidisciplinare che è fatto in collaborazione con i personaggi del tipo che dicevi tu, che va a studiare le formiche o altri animali, quindi lo può fare sul campo, lo può fare con registrazione, cioè diciamo comunque il biologo tipicamente, e quello che facciamo noi è di collaborare con questi personaggi. Quindi io non vado a, non ho un formicaio in casa, non ho spero davvero. Per un attimo pensavo che tu fossi, capito, anche un po' un pazzo furioso così, che ci avessi tutte le tue robe, insomma, di formiche, perché magari, non so, eri partito da lì, ecco, invece non è. Okay. No, sono partito da interazioni casuali con dei biologi che studiavano le formiche, e facevano vedere come le formiche risolvevano certi problemi, e a me è venuta l'idea, perché non lo facciamo per risolvere i problemi di matematica, e da lì è nata la cosa. Okay. Però il mio è un lavoro più concettuale, cioè io comunque dirigo un gruppo di ricerca qui all'Università di Bruxelles in computer science e ingegneria. Che estrazione hai tu invece? Hai fatto, quindi il liceo, hai fatto lo scientifico, perché Barchi faceva lo scientifico, giusto? Poi ho fatto ingegneria. Ho fatto ingegneria con un nome che adesso non esiste più, comunque adesso si chiama ingegneria gestionale. E poi dopo ho fatto il dottorato in ingegneria elettronica. Ok, ok. E quando uno vede a Politecnico Milano, ho interessato il recente Ferruccio, resta il rettore del Politecnico, peraltro adorato dagli studenti, ho scoperto che è adorato dagli studenti. Comunque, detto questo, ti volevo chiedere, ma quando uno vede ad esempio quei video dei magazzini, ad esempio di Amazon, questi qua, che hanno tutti questi robottini che vanno a fare la logistica, e c'hai, non so,
200 robot sparsi e vanno in giro così. Lì c'è una parte di Swarm Intelligence perché devono collaborare insieme, oppure non c'entra assolutamente niente, non è quello un settore dove si applica? No, allora, intanto forse è meglio fare una distinzione fra, cioè, chiarire bene che cosa fa la Swarm Intelligence su Robotics rispetto agli approcci più tradizionali. Sì. Perché quello Kiva System di Amazon è un sistema multirobot. Okay. Quindi quando tu hai tanti robot, in teoria li puoi gestire in modo tradizionale, che è quello che vuol dire che c'è un computer che conosce la posizione in ogni momento di ogni robot, di ogni oggetto nei magazzini, e quindi ha una conoscenza globale e dà degli ordini a tutti i robot su che cosa fare. Okay? L'approccio della Swarm Intelligence, o Swarm Robotics in questo caso, nel suo modo più puro, è quello di immaginarsi invece che ogni robot sia un'entità autonoma che raccoglie informazioni dall'ambiente con i suoi sensori e che interagisce con gli altri robot quando li incontra. Okay? Quindi non c'è nessuno che sia il capo, non c'è nessuno che gestisca il tutto, ma c'è una forma di auto-organizzazione per cui lo Swarm si comporta in un certo modo a causa di tante relazioni che intervengono fra i vari robot. E questo ovviamente è quello che è uno dei motivi per cui le formiche sono una delle fonti di ispirazione principali, perché i formicai sembrano funzionare in questo modo. Allora, in un sistema come... Dopodiché, se tu stai facendo ricerca, questo è un argomento fantastico, perché, diciamo, l'idea che non ci sia nessuno che stia controllando un gruppo di agenti o di robot e che questi riescano a fare qualcosa di utile e come farglielo fare, è sicuramente per me un argomento affascinante. Se invece sei un industriale che vuole risolvere un problema in pratica e lo vuole fare funzioni bene subito, siamo ancora nel campo della ricerca, quindi non abbiamo delle soluzioni generali che funzionano sempre, così. Quindi un sistema come quello di Amazon probabilmente contiene entrambe le componenti, dove però la componente di centralizzazione ha un ruolo ancora molto importante. Ok. Quindi sicuramente non è gestito con metodi di Swarm Intelligence. Però ci possono essere delle componenti, ad esempio sul fatto che quando i robot si incontrano abbiano delle reazioni locali, quindi non aspettino il computer centrale per dirgli che gli dicano andate a sbattere uno contro l'altro, reagiscono individualmente. Quindi ci possono essere delle componenti. In teoria sull'auto elettrica tutto il tema della Swarm Intelligence potrebbe entrare in gioco, corretto? Perché se io avessi... Giusto? Cioè potrei avere delle auto che ogni volta che entrano in relazione con le altre sanno che devono tenere una distanza, di non rompere i coglioni, non tagliare la strada. Cioè l'auto, diciamo, driverless car, a quel punto lì potrebbe esserci un grande impatto di questo pianeta. Adesso il problema è tutto quanta autonomia vuoi dare ai singoli robot e quanto vuoi mantenere il controllo, come fare a gestire le situazioni di emergenza e così via. Comunque sicuramente gli approcci Swarm Intelligence per le auto autonome potrà dare un contributo importante. Abbiamo già avuto qualche contatto, qualche collaborazione con alcune case automobilistiche come Volkswagen per cominciare a pensare a come possiamo contribuire. Come farli dialogare. È ovvio che negli Stati Uniti, se Trump facesse un suo sistema, l'auto di Trump sarebbe quella più intelligente di tutti, che comanda, è quella che comanda, no? Nella strada ha sempre precedenza, e le altre poi giro intorno. Scusa, ho visto la roba di Trump, la foto di Trump con la Bibbia, non sono riuscito a resistere, quindi, dal commento. Cioè, però sai, è curioso insomma vedere come ogni giorno, no, uno fa la sua vita e poi siamo martellati da tutte queste immagini che arrivano e dici, ma non lo so, che strano mondo, no? Mentre uno parla di questi temi, il mondo va con direzioni totalmente, ecco, irrazionali. Questo è l'altro aspetto.
ieri passeggiavo per la strada, per la spiaggia di Brighton, dove vivo io qui in Inghilterra, e tutti in giro, no? Sembrava di essere ad agosto, barbecue, odore di canna, Brighton, classic Brighton. E gente, uno più pazzo furioso dell'altro, vestiti nei modi più assurdi, quello che faceva il bagno vestito da Guerre Stellari, cioè è un posto così, no? E in questo momento, coso, lockdown, eccetera, pensavo, vedi come alla fine dei conti siamo talmente irrazionali, facciamo tutti dei bei discorsi e poi ci metti su una spiaggia e siamo uno più fuori dell'altro, no? Non c'è la razionalità salta dopo un bicchiere di vino o 16 birre come era il mio vicino, insomma. Quindi allora concili, ecco, questo aspetto anche di necessaria razionalità, logica, prevedibilità, con poi una parte più irrazionale e anche a volte magari creativa, che però magari in un qualche modo si può combinare. Tu intendi nel mio lavoro? Sì. Sì. Ma allora, ovviamente la parte razionale è importante, perché comunque siamo computer scientist e ingegneri, quindi non è che possiamo, se perdiamo quella abbiamo perso tutto. Però sicuramente la parte, allora, secondo me quello che fa la differenza fra un buon ingegnere e un buon ricercatore in ingegneria, il fatto che il buon ricercatore in ingegneria ha tutta quella parte meno razionale, che probabilmente abbiamo tutti, ma gli dà anche ascolto invece di chiudere in un cassetto. Quindi, come dicevo, cioè, l'esempio che facciamo prima del mio professore che mi guardava con la faccia un po', con dire, questo impazzito, quando gli raccontavo delle formiche per fare ottimizzazione, chiaramente lì è stato un momento in cui non ero molto ingegnere nel seguire quell'idea. Dopodiché adesso magari se hai voglia poi offline ti puoi guardare qualcuno dei film dei miei Swarm di robot e vedrai che fanno cose che assomigliano un po' a quello che vedi nei film di fantascienza. Poi adesso ormai nei film di fantascienza si vedono cose che sono veramente fantascienza, quindi non possiamo farle, ma comunque abbiamo tanti robot che interagiscono tra di loro, che accendono luci, che fanno cose bizzarre, e per riuscire a convincere che fare queste cose non stiamo giocando, ma stiamo facendo cose interessanti che possono avere delle ricadute nel futuro e così via, ci vuole una certa dose di fantasia anche nel raccontarle, quando si fanno le domande di progetto, quando si... Poi c'è un'altra cosa che a me guida, mi ha sempre guidato in modo che non saprei bene spiegare come, è un certo senso estetico. Nel senso che certe cose mi sembrano belle, e dove magari, per dire, gli algoritmi sulle formiche mi sembravano belli. Adesso magari per una persona normale credere che un algoritmo sia bello, vedere che un algoritmo è bello può sembrare strano, però magari elegante è la cosa più, è un termine più corretto che non bello. Ma anche i miei robot, cioè sono A2, non so, funziona contrario, ti vedi lì. Ok, sì. Sono, una volta che sono accesi con le lucine colorate, comunicano con segnali luminosi e così via, sono belli da vedere, sono dei belli oggetti. E questa cosa è un'altra delle cose che mi guida, quindi cercare di fare cose che non solamente siano utili, interessanti scientificamente, ma che siano anche belle. Ma se tu dovessi dire, Marco, in questo momento qual è la fotografia? Cioè, a che punto siamo rispetto appunto alla fantascienza e finché a volte vedi... Perché a volte escono, cioè le notizie di robotica in generale che fanno, vado a memoria, ok, ma robotica, cos'è che fa notizia sui giornali? Quando Asimo lì che cade, il robot quello lì dell'onda cade salendo gli scalini, questo fa sempre notizia. Quando Boston, come si chiama? Boston Robotics? Boston Dynamics fa un robot che salta o qualcuno gli dà una legnata e si rimette in piedi. E, diciamo, è sempre l'esploit, no? E secondo te invece, cioè, a che punto siamo oggi della relazione uomo-robot o robot? Quella cosa lì. Robot.
Okay, non lo so più perché parlando francese esatto. Sarebbe Robot. Comunque, a che punto siamo? Allora, siamo, tranne per quanto riguarda i robot militari, dove fra l'altro le conoscenze non è che si sappia moltissimo, perché i militari tendono a tenere il segreto quello che fa. Ma per quello che riguarda i robot nella vita di tutti i giorni, quello che riguarda il robot che noi immaginiamo essere robot, perché il veicolo autonomo, ad esempio, è un robot alla fine. Quindi i veicoli autonomi probabilmente fra non tanti anni ci saranno in giro in numeri elevati. Però il robottino che ti segue come cagnolino, che ti aiuta a fare delle cose, siamo ancora lontani. Ci sono grossi problemi, siamo lontani, infatti non ne vedi in giro. E quindi le cose che fanno, quello che ti fa notizia è quando vedi Asimov o l'altro robot umanoide che hai già visto mille volte nei film di fantascienza e lo vedi dal vero e vedi che fa fatica a camminare e che molto facilmente cade, e quindi ti rendi conto di quanto siamo lontani, perché lì ci hanno messo non pochi soldi per arrivare a questi risultati. Oppure quando vedi quelli di Boston Dynamics che sono fatti con un approccio completamente diverso, dove appunto non c'è intelligenza artificiale, non c'è intelligenza, è tutto controllo, e dove vedi chiaramente un po' la paura perché vedi questi oggetti che sono grossi, lo vedi facilmente con un fucile che ti insegue nei boschi, e ci sono poi tutti i film tipo quelli che vediamo in Black Mirror che amplificano queste paure. Quindi direi che le cose che colpiscono la gente sono o la paura o il fatto di vedere il failure, il fallimento della. Nella realtà c'è ancora tantissima ricerca da fare, c'è ancora tantissima ricerca da fare. Siamo direi lontani da applicazioni, sicuramente applicazioni pericolose, tranne quelle militari che appunto. Certo, di cui sappiamo magari poco. Sicuramente ci sono swarm di droni, i militari stanno studiando questo tipo di cose, sicuramente. Però vabbè, io nel mio laboratorio non collaboriamo con questo tipo di ricerche. Beh, ecco, diciamo, l'altra notizia che a volte viene fuori è quando c'è appunto il pericolo, la guerra digitale, la guerra robotica, quella è l'altra notizia che viene fuori di volta in volta, col coso, insomma, terza categoria, in effetti, di notizie. Sì, come vedi, anche in situazioni di grande pericolo, tipo, non so, quando c'è stata l'esplosione centrale di Fukushima, se ci fosse stati robot in grado di intervenire, li avrebbero usati. Hanno tentato di fare qualche cosa, ma come avrai visto, non è che ci siano stati grossi contributi della robotica. Siamo ancora abbastanza lontani. Adesso una direzione che credo molto promettente è quella della robotica soffice. Non so se si dice soft robotics in inglese, dove invece di avere metallo e oggetti duri, si cerca di avere diciamo, componenti molli che rendono l'interazione col robot possibilmente più facile, meno pericolosa, l'interazione con i robot, fra i robot e gli esseri umani. Però anche questo è un settore di studio In corso. in Ho corso. visto su questo, Marco, avevo visto boh, un annetto fa forse una catena di supermercati qua in UK che stava testando questa specie di guanto, era una roba soffice, insomma, che aveva una presa e poteva appunto fare una serie di operazioni, mettere gli oggetti nei sacchetti, e l'idea era quella che dici tu. Qualcosa di morbido non percepito come pericoloso, che forse è una delle paure, dice, cacchio, c'ho a che fare con un robot che va in giro, ma questo se mi piglia mi fa male, insomma, ecco, Sì, come. anche se c'è un braccio che pesa 80 kg Certo. ed è di metallo, anche se non vuole fargli del male, magari lo fa lo Esatto. stesso. Certo, mi piglia e senti, su questo, aspetta che c'è Francesco su Facebook, sul tema dell'etica nei robot, visto che parlavamo prima anche, no?
abbiamo accennato alla parte di relazione uomo, uomo-robot, dice: è possibile comunicare principi di etica nei robot, sia nei rapporti fra di loro che con l'uomo, in modo che possano compiere delle scelte in autonomia? Bella domanda. Stiamo strabordando nell'intelligenza artificiale, ma il... mi asterrò subito, però no, diciamo, è collegato con la visione in linea di principio si può fare, adesso bisogna capire come, cioè sicuramente tu puoi dare delle regole di comportamento ai robot, è quello che facciamo continuamente, il nostro modo di programmare il robot principale è quello di fornirgli delle regole di comportamento. E, diciamo, per semplificare moltissimo, gli si dà tutte le situazioni che possono essere incontrate e per ogni situazione gli viene detto cosa fare. Tra l'altro, proprio in base a quello che ho appena detto, capirai il perché non ci sono ancora in giro robot autonomi. Perché la quantità di possibili situazioni che possono incontrare è talmente enorme, e ricadiamo nel problema di prima dell'ottimizzazione dei 90 milioni di anni, certo. Quindi fra tutte queste regole gli si possono a livello astratto in linea di principio gli si possono dare anche delle regole di etiche di comportamento, sicuramente, però siamo comunque, cioè, secondo me siamo a questo punto, in questo momento siamo nel momento in cui i filosofi e i tecnologi che amano filosofeggiare possono discutere di questa cosa, può essere una roba interessante da fare, ma non è un problema immediato. Ok. Perché non ce ne abbiamo ancora. Quindi, va benissimo discuterne, va benissimo... Si può fare comunque, sicuramente si può fare di dargli queste competenze. Secondo te... Marco, l'altro sabato scorso stavo guardando il lancio, quello di SpaceX e NASA, degli astronauti, no? E il ragionamento che facevo era che i miei figli, diciamo, sì, tutti e quattro in realtà, perché vado dai 6 ai 21 anni, quindi diciamo, tutti e quattro, la mia previsione era, ok, ma se da qua a 30 anni, quindi andiamo avanti di 30 anni, e beh, insomma, da qua a 30 anni un viaggettino spaziale nel senso... che prendo e per andare a Brisbane, al posto di prendere l'aereo normale, piglio magari un veicolo spaziale che fa prima, ok? Quindi non è che va su Marte tra 30 anni, ma diciamo fa quello. E penso, caspita, effettivamente 30 anni magari i miei figli faranno delle robe che io non ho mai neanche immaginato di fare, non pensavo neanche fosse possibile fare. Il mondo della robotica... quanto è lontano, secondo te, da scenari che io e te... Vabbè, tu è diverso perché ci vivi dentro, ma che una persona normale dice no, questa roba è impossibile. Cioè, non è possibile. Questa roba è solo nei film. Cioè, siamo lontani 20 anni, 30 anni, 100 anni, 200 anni. Cioè, quanto siamo lontani come sviluppo, anche come ricerca, come avanzamento? Credo che sia una domanda a cui dare una risposta sensata. È impossibile, certo. Ma infatti, è così, è una previsione così. Allora, perché, intanto perché se tu pensi a... se io penso a 25 anni fa, quindi a metà strada fra i 20 e i 30, che cosa c'era e che cosa c'è adesso, ho dei dubbi che sarei riuscito a immaginarmi tante delle cose. Il telefonino in tasca... con quello che sa fare non me lo immaginavo proprio, sicuramente. Anzi, io ricordo che a quel tempo, al tempo dell'università, mio padre mi chiedeva che cosa volevo fare nella vita e così via, e ricordo benissimo di avergli detto chiaramente avrei potuto fare tantissime cose, ma sicuramente non lavorare con i computer perché non funzionano. Ok. Queste le mie capacità di previsione non sono le migliori. Comunque, c'è stata un'evoluzione incredibile. Quindi, come si fa a dire? Io mi immagino le cose che posso immaginarmi, le macchine autonome che vanno in giro per conto loro, che si coordinano e tutto quanto, credo che possa succedere. Però, potremmo avere dei robot che vanno in giro con noi
che ci accompagnano, che si occupano delle persone che hanno bisogno di tipo gli anziani, piuttosto che i bambini, piuttosto che i malati. È difficile perché tante volte basta un piccolo breakthrough, una piccola cosa in un settore che magari non è neanche troppo legato alla robotica, e questo ti permette di fare cose che prima non avevi assolutamente pensato. Quindi fra 30 anni, allora io fra 30 anni ne avrò 60, quindi. Stai facendo il calcolo tu, sto facendo il calcolo mio. Io tra 30 anni c'ho 67. No, Esatto. 40, 50, 77. C'ho 77, porca paletta. Ah, io stavo ringiovanendo. No, per 30 anni non lo so, spero. Guarda, Qualcosa sarà successo di sicuro, ma chiedevano in chat invece, prima facevi vedere dietro di te appunto due esempi. Cosa sono tra parentesi quei due aggeggi lì? Due piccoli robottini autonomi che abbiamo costruito in un progetto europeo una decina d'anni fa, quindi sono già vecchietti, anzi forse più di 10 anni fa, costruiti insieme, sai, questi consorzi europei che vengono Ok. con degli svizzeri dell'Università di Losanna, e sono robot che praticamente possono collaborare fra di loro anche fisicamente, si attaccano l'uno all'altro e si Sì, aiutano l'uno l'altro. avevo visto un video che girava forse 2 o 3 anni fa, può essere, che ha fatto un po' il giro del mondo delle loro combinazioni. Diciamo, sulle dimensioni, ti passo ovviamente domande random, ma nella randomicità non si sa mai che ci sia qualcosa di interessante. Mille Tubi dice: cosa ne pensi dei microrobot? Fino a che dimensioni minime si può spingere lo sviluppo di questi oggetti? A che punto siamo ad oggi? Se tu vuoi sviluppare, ad esempio, uno di quei robottini, quanto puoi andare in piccolo? Allora, quelli che si trovano, voglio dire, con i quali io posso fare esperimenti, siamo intorno alle dimensioni di 1-2 centimetri per lato, okay? Quindi piccolini, grossi, Wow. come un pollice. Dove ci si può spingere? Allora, dipende anche da che cosa si intende per robot. Allora, noi siamo abituati a pensare al robot come a qualcosa che abbia un cervello CPU, una CPU, un computerino e qualche attuatore, qualche sensore. Ci sono studi dove invece il robot è un ibrido fra una parte vivente e una parte no. E questi ibridi si tenta di farli in modo tale che sia possibile controllarli. L'idea nel lungo termine sarebbe quella di avere questi ibridi che ti vengono sparati con una siringa nel sangue, vanno ad esempio a portare medicine nel posto giusto. Quindi se prende un batterio, si usa la parte propulsiva del batterio per far muovere il robot, gli si mette una piccola qualche cosa di ferro magnetico in modo tale che usando campi magnetici lo puoi guidare e gli si mette la capacità di portare un certo ad esempio un payload, quindi una medicina o qualche cosa che può portare da qualche parte. Quindi qual è la dimensione minima? Difficile da dire di nuovo, però se consideri queste cose dei robot, si può andare a livello dei batteri, si Wow. potrà andare. Però nella ricerca che viene chiamata robotica attualmente, direi che non siamo ancora lontani da quelle dimensioni. Ho un genio dei commenti, aspetta, questa non posso non fartela vedere. Andrea Volichelli, potete inventare i droni che rubano nelle banche i ladroni. Vedi, questa è la genialità della mia community. Subito pensa, però magari questo sciame, op, che si combina e via, insomma. D'altronde, ho visto che comunque, forse adesso sono deviato per il fatto che sto guardando Narcos in questo periodo e quindi c'ho Pablo Escobar con tutti i suoi. Ai tempi non c'aveva i droni, però ho visto che in Messico, insomma, i drug lords usano anche i droni per spostare, insomma, oggetti. Insomma, alla fine la tecnologia poi viene usata inevitabilmente. Sì, infatti questa è una caratteristica. Diciamo, quando mi viene fatta la domanda,
ma quello che fai non è pericoloso? Sì, certamente, ma direi che chiunque sviluppi nuova tecnologia fa delle cose pericolose, perché ci sarà comunque qualche mente malsana che arriva dove non sono neanche io, non arriverei neanche a pensare, e cerca di usare questa tecnologia in modo sbagliato. Dal tuo punto di vista, rispetto agli studi e le ricerche che stai facendo, qual è l'applicazione che potrebbe essere più, secondo te, più straordinaria, più dirompente, che dici, caspita, se riusciamo a risolvere questo problema legato a questo mondo della Swarm Intelligence, in questo settore, wow, che ne so, capito? Come c'è nel pharma, uno dice, se risolvo questo problema, risolviamo il problema del cancro. Grande. E qua dov'è che vedi magari un impatto dal tuo punto di vista? Quello che è il problema, il problema principale che sta dietro qualunque sviluppo nella Swarm Intelligence, nella Swarm Robotics, è come facciamo a programmare questi robot. E il problema è il seguente: tu hai uno sciame di robot e vuoi che lo sciame faccia qualche cosa possibilmente di utile o di interessante, quindi vorresti programmare lo sciame. In realtà puoi programmare il robot, il singolo robot non puoi programmare lo sciame. L'unica cosa che puoi fare è dire a ogni singolo robot che cosa fare. Quindi il problema aperto, che non sappiamo ancora, abbiamo tante soluzioni molto particolari, ma non abbiamo un approccio generale, è come fare a passare dalla specifica di quello che vorremmo fosse il comportamento dello sciame a quali sono le regole di comportamento che dobbiamo dare ai singoli robot perché lo sciame si comporti in un certo modo. Se avessimo una metodologia per risolvere questo problema, potremmo risolvere problemi molto più complessi di quelli che stiamo risolvendo adesso con i nostri sciami di robot. Per adesso quello che noi siamo capaci di fare con gli sciami di robot è far sì che collaborino a trasportare un oggetto che è molto pesante e un singolo robot non ce la farebbe, che collaborino a cercare in una zona per degli oggetti o per dell'informazione che è distribuita nell'ambiente. Ma non, appena si vuole fare qualcosa più complesso, ad esempio stiamo studiando in questo momento come fare a far collaborare in modo tale che prendendo dei cubetti, come se fosse del Lego, diciamo, del materiale per costruzione, come possono collaborare a costruire una struttura. Questo già diventa un'attività che richiede molto coordinamento fra i robot e non è chiarissimo come fare a programmare i singoli robot in modo tale che tutto lo sciame collabori. Ovviamente, sai, quando si vuole, idealmente a un certo punto potremmo avere uno sciame di robot che ti costruisce una casa. L'approccio normale è assolutamente l'opposto di quello che tentiamo di fare noi, no? Normalmente c'è un architetto che disegna la casa, ci sono poi tutti i vari specialisti che vanno giù piano piano fino all'operaio finale che sono coordinati centralmente dall'architetto o dal capo maestranza o da chi per esso per arrivare a costruire la casa. Noi stiamo cercando di fare in un modo completamente diverso, non c'è più l'architetto, abbiamo tanti robot che interagendo fra di loro si costruiscono la casa. Che è un po' il modo, di nuovo, il modo in cui le formiche costruiscono i loro formicai. Chiaro, chiaro. Dimmi a che punto è nei vari paesi la ricerca, cioè quali sono i paesi più avanti? In chat ad esempio qualcuno chiedeva, ma in Italia come siamo messi? Tu stai a Bruxelles e non so se sei lì perché è particolarmente avanti questo settore o magari tua moglie è belga, quindi come la mia moglie è inglese io sono in Inghilterra per quello. Cioè, quindi non so quale sia la motivazione, però qual è la situazione, diciamo, a livello planetario? Quali sono i posti più avanzati? Allora, restringo la risposta alla Swarm Robotics e Swarm Intelligence. Sì, sì. Per quello che riguarda Swarm Robotics e Swarm Intelligence, gli europei sono messi bene. Diciamo che abbiamo... adesso incominciano ad esserci dei gruppi buoni anche negli Stati Uniti, ma sono arrivati dopo. E quindi ci sono dei gruppi forti
Germania, in Inghilterra, da me, c'è gente brava anche in Italia, sicuramente a Roma c'è gente brava che fa svolo robotics. Quindi no, non siamo messi male come europei. Adesso come italiani non lo so, sicuramente ci sono, conosco perché a Roma c'è l'istituto del CNR, dove c'è gente brava che fa queste cose, però. E Stati Uniti, Cina, cioè i posti più avanti, Guarda, quali sono? ci sono gruppi, ad Harvard, all'MIT, ci sono gruppi che si occupano di queste cose, ma non direi che sono più avanti di noi. Ok. Sono, no. Come dicevo prima, sono arrivati dopo, e poi, come sempre, negli Stati Uniti, quando vogliono spingere una cosa, hanno dei mezzi e mettono una quantità di soldi che noi non abbiamo. Senti, nel frattempo in chat, vedi, cioè, tu hai cercato per anni la soluzione, in chat abbiamo la soluzione. Ecco, ce l'abbiamo, Vorrei vedi? fare di più. Esatto, cioè, bastava chiedere, op, ecco la soluzione. Luciano Sastri dice, applicare e applicare una gerarchia tipo militare per dividere gli ordini, anche perché magari anche le formiche c'hanno la formica più bastarda che dice, ragazzi, si fa così nel loro linguaggio. Nel caso delle formiche credo di no, o perlomeno credono di no, perché non sono bio. Ma allora, quello che dicevo all'inizio, l'approccio militare, quello delle gerarchie, è l'approccio tipico dell'ingegneria, quindi è quello che noi diciamo, noi facciamo diversamente. Quindi non dico che non si possa fare, ci sono dei problemi con quel tipo di approccio che principalmente i problemi sono due. Uno, che quando c'è una gerarchia vuol dire che ci sono dei personaggi, che possono essere dei computer o dei robot, in questo caso, che sono dei personaggi chiave. Se il robot, che è il capo, si rompe, non funziona più niente. E oltre a quello c'è il problema che l'informazione deve essere distribuita in modo strutturato, e quindi se io a un certo punto ho 100 robot e voglio fare il doppio del lavoro e quindi ne butto lì altri 100, se ho una gerarchia devo riorganizzare il tutto, mentre se ho un sistema auto-organizzato, praticamente che siano 100, che siano 200, non mi cambia niente. D'altra parte, il fatto che ci siano, che i sistemi gerarchici funzionano, i sistemi centralizzati funzionano, cioè abbiamo tantissimi esempi, quindi il fatto di abbandonarli completamente può non essere una buona idea, può essere una cattiva idea. E una delle cose che stiamo facendo negli ultimi 2 o 3 anni è quella di cercare di avere dei sistemi distribuiti, auto-organizzati, dove una delle componenti dell'auto-organizzazione sia il fatto di fare emergere delle gerarchie. Quindi non abbiamo più delle gerarchie che sono imposte dall'esterno, come è tipicamente fatto nei sistemi progettati dagli ingegneri, ma abbiamo delle gerarchie che sono il risultato di regole di comportamento. Per cui immagina, ci mettiamo lì in 100, non c'è nessuno che stabilisce, non c'è una votazione per cui viene eletto un capo e viene decisa una struttura gerarchica, ma piuttosto ci sono delle interazioni individuali che portano a far capire ai vari componenti che magari tu sei più indicato per fare un certo tipo di lavoro e ne sai di più di qualche aspetto, per cui sarai tu a dare i comandi e per un certo periodo di tempo sei tu il capo. E poi quando quel particolare tipo di attività è terminata, automaticamente tu perdi il tuo ruolo di capo che viene trasferito a un altro. Quindi il tutto è ancora auto-organizzato, ma appaiono delle gerarchie quando sono utili. In questo senso la gerarchia ci interessa, è una componente importante, ma vorrei evitare di averla imposta dall'esterno. Chiaro. Il contesto quanto conta? Ti faccio un esempio. Hanno riaperto le scuole, la scuola dei miei figli qua in Inghilterra. E ieri siamo andati, sono andato a portare quello più piccolo ed era abbastanza un casino, ok? Quindi diciamo l'organizzazione spontanea dei genitori non è stata al massimo per niente. Cioè, un bordello, sì, allora la distanza, chi va dove? Poi stamattina invece siamo arrivati e l'astuta preside ha disegnato delle righe gialle per terra a distanza di 2 metri. Quindi tu arrivavi e il contesto, cioè non ci siamo organizzati tra noi genitori, ma il contesto,
ci ha di fatto indicato la via per organizzarci. Quanto conta il contesto da questo punto di vista, o quanto invece tu vuoi un sistema che semplicemente si auto-organizza a prescindere dal contesto? No, chiaro, il contesto è importantissimo, perché è anche, diciamo, comunque questi robot autonomi hanno dei sensori e raccolgono informazione dell'ambiente. Quindi se tu, il modo in cui tu strutturi l'ambiente può cambiare il modo in cui loro lo percepiscono e quindi il modo in cui agiscono. Quindi, esattamente come per i genitori nella tua scuola, dare il giusto contesto ai robot, o comunque nei sistemi di sua intelligence, il contesto può favorire o sfavorire certi comportamenti collettivi. Ad esempio, ci sono studi nella dinamica delle folle, dove allora una folla di esseri umani, se la guardi come, la puoi vedere come un sistema di swarm intelligence, okay? Perché ci sono tante interazioni tra gli esseri umani che non sono, diciamo, dove c'è un comportamento collettivo che è il risultato di tante interazioni locali fra gli esseri umani. Tipicamente, non so, se tu vai in giro per Corso Buenos Aires a Milano, o in Corso Vittorio Emanuele, dove non c'è neanche le macchine, e ci vai quando c'è poca gente, fino a una certa densità, la gente si muove un po' così a caso. Quando la densità supera un certo livello, si formano delle colonne. Tutti quelli che vanno in una direzione stanno tutti nella stessa colonna, e quelli che vanno in un'altra stanno nell'altra colonna. Questo è un esempio di sistema che si auto-organizza, dove gli individui, pur essendo gli esseri umani, sono in molti casi, non sempre, sono degli esseri intelligenti, fa vedere come certi comportamenti di swarm siano presenti anche in esseri intelligenti che hanno una certa capacità intellettiva. Allora, studi sempre sulle folle hanno fatto vedere che, ad esempio, in caso di evacuazione in uno stadio o in una sala di concerto a causa di un incendio, che ne so, di qualunque altro evento per cui deve essere evacuata velocemente, il fatto di strutturare le uscite in certi modi favorisce il deflusso della gente. E si arriva a volte, cosa che è abbastanza, puoi dire, è ragionevole pensare che sia così, ma si arriva a volte a dei risultati controintuitivi, perché ad esempio si è fatto vedere che piazzando una colonna davanti a una porta fai uscire la gente molto più velocemente che non si lasci libero. Okay? Perché si creano dei flussi, e questi flussi che si auto-organizzano sono tali che fanno defluire la gente più velocemente. Quindi, Marco, dipende quanto è grande la colonna davanti alla porta. Se la colonna non è grande così, o se... Almeno devi vedere, come massimo non devi chiudere la porta. Abbiamo messo dei bounce. Chiaro, interessante questo, ecco, non ci ho mai pensato. Effettivamente crea dei flussi e quindi si esce più facilmente. Diciamo che obbliga la gente ad auto-organizzarsi in un certo modo, quindi è un segnale inconscio che arriva. Got it. Senti, ti passo un'ultima domanda e poi, cioè, dobbiamo riorganizzare. A, per parlare più approfonditamente di ping pong, e B, per continuare a parlare di questi argomenti, perché sono super interessanti. Allora, no, ho smesso ormai da tempo immemorabile. Ma neanche per gusto personale, no. Guarda, sposo quello che mi diceva Zorzi l'altro giorno in un'intervista, te lo ricordi, Andrea Zorzi, il pallavolista, che è stato super top, e diceva: io non giocavo per divertirmi, giocavo per vincere. Per me è la stessa cosa, cioè ho sempre giocato per vincere, non per andare a fare la partitella. Quindi faccio veramente fatica a andare lì, fare due tiri e dire dai, vabbè, cioè, non ho quella mentalità lì, devo switcharla. Però quando gioco sono ridicole, quindi mi incazzo ancora di più. Però insomma, conto di riprendere. Ma a prescindere da questo, c'era una bella domanda, aspetta, porca, me la son persa. Ah, eccola qua, Giuseppe Silvestri invece sul tipo di ricerca. Che tipo di metodologia di sviluppo si usa solitamente per lo svolgimento di un progetto di robotica? Cioè, se ti commissionano un progetto di ricerca, come funziona? Guidaci dall'interno
nello svolgimento, da dove parti, come lo organizzi, di che persone c'è bisogno, che durata ha un progetto in genere? Allora, intanto non mi viene mai, anche perché io mi occupo di ricerca di base e non di ricerca applicata, comunque non mi viene mai commissionato un progetto di robotica. Funziona sempre che io propongo un progetto di ricerca. Quindi funziona in questo modo. Si parte dal fatto che io, insieme ai miei collaboratori, abbiamo un'idea su un possibile sviluppo, una possibile ricerca che vorremmo fare. Si scrive il progetto di ricerca, che vuol dire descrivere da dove partiamo, cioè quali sono i goal finali, i goal finali sono in termini scientifici, quindi non è che diciamo vogliamo costruire un robot che sappia fare questa cosa per risolvere questo problema. Lo scriviamo piuttosto, vogliamo studiare dei sistemi che siano in grado di risolvere questa classe di problemi utilizzando questa classe di metodologie. Okay. Quindi scriviamo un progetto, in questo progetto si scrive appunto quali sono i goal, come pensiamo di arrivarci, e lì sta l'arte dello scrivere il progetto, perché ovviamente se scrivi un progetto dove dici esattamente come arriverai ai tuoi goal, vieni criticato per il fatto che sai già che cosa farai, certo. Cavolo di ricerca è, se sai già quello che fai. Se invece stai troppo vago, ti viene criticato sul fatto che non sai, vabbè, che cazzo fare. Non sai che cosa stai facendo, che cosa vuoi fare, quindi come facciamo a crederci? Quindi lì è la parte più difficile, e poi devi proporre un budget dicendo quante persone, quanti ricercatori, che livello, che esperienza devono avere, e se hai bisogno di macchinari, che macchinari, quindi robot, computer, calcolatori tipicamente. E una volta che hai scritto questa cosa, che può andare da 5 pagine a 200, a seconda di quanti soldi stai chiedendo, a seconda di che è la funding agency e così via, mandi la domanda di progetto a dei call specifici che sono fatti, tipicamente sono della Commissione Europea o dello Stato belga, l'equivalente c'è in Italia, in tutti i paesi europei. E poi c'è un comitato di esperti, che sono degli esperti nel tuo dominio, che tu non sai chi siano, che possono essere in Europa, in America, in Giappone, comunque, che valutano tutti i progetti, e quelli che sono valutati meglio vengono approvati. Il tasso di successo in questo tipo di cose è quando un'agenzia sta dando delle probabilità molto, molto alte, è il 10%. Okay, tipicamente... 10%. Tipicamente è 2-3%. E un progetto di ricerca quanto può durare? Anni? O mesi? O... Allora, direi, di nuovo, dipende se è ricerca di base, dipende o applicata, dipende se chi è la funding agency, però tipicamente le cose che faccio io sono minimo 2 anni, massimo 5. E la quantità di soldi che viene data dipende di nuovo dalla durata, dipende dalla funding agency, così via. Comunque, diciamo che l'attività, allora, quando si inizia a creare il ricercatore, tu pensi che la cosa più difficile al mondo sia riuscire a trovare dei risultati per risolvere uno specifico problema e pubblicarlo in una conferenza. Poi, quando ci sei riuscito, passi al secondo livello, che è quello... Ok, pubblicarlo in un giornale scientifico, magari uno di quelli buoni, tipo Artificial Intelligence o Translation Robotics o questi qua, è il top di quello che posso fare, la cosa più ambiziosa. Quando riesci a pubblicare l'articolo sei veramente felice. Poi finalmente hai una posizione definitiva da qualche parte, e a quel punto ti rendi conto di cos'è veramente difficile, che è avere finanziamenti. Far passare un progetto di ricerca è veramente la cosa più impegnativa e più difficile. Quindi avere un grosso gruppo di ricerca è veramente una cosa, devi volerlo con tutto te stesso, perché sennò... Su questo, Marco, ti risolvo già il problema. Nei prossimi progetti di ricerca scrivi: I'm a friend of Jean-Michel Sèvres,
e Table Tennis Champion, e lì vedrai, facile a quel punto. Senti, ultima domanda. Stavo notando che io ti ho fatto solo domande stupide e la chat invece ha fatto solo delle domande invece interessanti, azzeccate. Vabbè, e esatto, la chat mi ha salvato. Cosa devi studiare? Chiede Alessandro Pappalardo da YouTube, per lavorare in questo ambito. Se uno vuole lavorare nel tuo settore, quindi diventare swarmista professionista, che cosa deve fare? Ma fai una facoltà scientifica, ovviamente, ingegneria elettronica, computer science, fisica, ingegneria controllista. Va tutto bene. Se ti interessa molto di più la parte biologa, ovviamente fai biologia. Comunque, rimanendo la parte più tecnologica, il mio consiglio è quello di: uno, fai all'università, cerca di scegliere tutti gli esami più difficili. È l'unico momento in cui hai il tempo per studiare cose difficili. Dopo le impari piano piano quando ti serve, ma non hai più una visione completa, okay? Quindi fatti bene le basi, non cercare di fare l'università in fretta scegliendo le cose più facili. E poi il dottorato devi farlo in un gruppo che faccia le cose che ti interessano. Quindi quello può essere non facile, perché devi riuscire ad avere una borsa di studio, quindi ok. E magari fai la tesi di master. Cerca di fare la tesi di master sull'argomento sul quale vorresti fare il dottorato, perché questo ti facilita poi il fatto che, diciamo, se io ricevo la richiesta da uno studente che ha finito l'università per fare il dottorato nel mio laboratorio, e questo mi fa vedere che ha già passato 6 mesi, un anno della sua vita a lavorare su argomenti simili, mi convince già di più sul fatto che sia motivato, già capisce meglio quello che facciamo, quindi aumenta le probabilità che io risponda al suo mail. Chiaro, super. Molto bene. Senti Marco, ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata e ridisturberò, insomma, prima o poi, perché mi interessa un sacco questi argomenti, e peraltro, insomma, c'è un sacco di interesse, non sono riuscito a girarti i cazzigliardi di domande in chat, però, insomma, c'è veramente tanto interesse. E cercherò di allenarmi un attimo, per così post-Covid, quando ci becchiamo, sono pronto, in forma, non voglio mica sfigurare davanti al tuo top di dritto performante. eri diciamo più dritto-centrico o più di rovescio? Più... Non mi ricordo, ma comunque non credo che sia proprio il caso, possiamo sfidarci a qualcos'altro. Chiamiamo anche Bargagli e con Paoletto facciamo un triangolare. Tu lo conosci personalmente? Ma certo, ma voglio dire, con Paolo, voglio dire, da ragazzino mi allenavo con lui, insomma, probabilmente lui non si ricorda neanche chi sono, perché, cioè, come dicevo... No, guarda, adesso... Dal punto di vista del ping pong era una nullità, e poi in più ero anche una classe più giovane di lui, figurati. Adesso faccio così, è un po' che non lo sento Paoletto, recupero il numero, lo chiamo e dico: ti ricordi Marco Dorigo? E lui me lo dirà in modo sincero. Noi ci allenavamo al Vigorelli, tu sei mai stato al Vigorelli sotto al velodromo? Venivi lì, allora c'era, te lo ricordi il Valle, che era quello che apriva il centro, che giocava con la, vabbè, so. Niente, ricordi di... Quindi magari ci sono andati, in che anni andavi tu? Io ho iniziato, sono del 72, ho iniziato a giocare a 9 anni, quindi io sono entrato al Vigorelli nel 1981. Non credo che ci siamo incrociati, perché mi sa che io ho smesso verso 19 anni. Va bene, è stato bello. Marco, grazie mille. Un abbraccio. Grazie a te, alla prossima. Ciao, ciao. Metti giù tu, eh?